Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo un passato da modello, spogliarellista, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra, conosce Christian De Sica all'età di 23 anni. Debutta come attore, lavorando numerose volte con De Sica, sia per il cinema che per la televisione, come nei cinepanettoni Vacanze di Natale 95, 1995, Vacanze di Natale 2000, 1999, Natale sul Nilo, 2002, Natale in India, 2003, Natale a Rio, 2008, e Natale a Beverly Hills, 2009. Ha anche partecipato con De Sica e suo figlio Brando alla miniserie televisiva Attenti a quei tre, 2004, e al cineco Com'ero un'estate ai Caraibi sempre nel 2009. Se ne va un uomo per bene, un amico, un bravissimo regista. Con lui ho lavorato in diverse produzioni. L'ultimo un professore. Riposa in pace Alessandro, ha scritto l'attore Paolo Conticini sul suo profilo Instagram condividendo una foto del collega e amico Alessandro D'Alatri. Il regista e autore romano si è spento pochi giorni fa a soli 63 anni, dopo una vita dedicata all'arte tra cinema e TV. Conticini ha voluto ricordare questa figura importante nella sua vita professionale, in particolare per la fiction Rai di successo, Il professore, che ha interpretato per diversi anni. D'Alatri ha lavorato per molti anni, iniziando a frequentare i set fin da giovanissimo con Vittorio De Sica. Sono tanti i personaggi della TV e del cinema che hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare con lui. In molti infatti hanno avuto una buona parola o hanno condiviso sul web un ricordo e un ultimo saluto come Conticini. Segno che era davvero una persona preziosa e competente, oltre ad essere un artista e un professionista, come dimostrano i lavori che ha firmato nel corso degli anni.